Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi invece della recensione trovate questo piccolo video acquisti di gennaio sostanzialmente. Per quanto riguarda dicembre è successa una cosa molto divertente, ovvero che sapete che io mese per mese, man mano che compro le cose, le tengo da parte così da ricordarmi cosa ho comprato da farvelo vedere nei video acquisti. Quando c'è stato il trasferimento del super mobile alla nuova stanza con tutto il resto della mia collezione Funko, per rendere il muro completo e farvi il video del tour della stanza con l'upgrade della collezione, ho messo tutti gli acquisti di dicembre nel muro e in giro, e quindi non riesco a ricordarmi esattamente cosa ho comprato, a parte qualcosa di Stranger Things, ma l'avete già visto. Quindi saltiamo dicembre, inserirò solo due pop che mi sono stati regalati per Natale e per il resto guardiamo gli acquisti del mese di gennaio. Come al solito i recuperoni non mancano, ma cominciamo subito. Come avete visto nel recentissimo unboxing della nostra prima Disney Treasures, ecco il pop di Bambi. Quindi oltre a tutto il resto del contenuto sono molto felice perché mi aspettavo un po' di meno, ma in realtà si è rivelato molto molto carino. Quindi Bambi entra a far parte della mia collezione Disney e presto, se volete, lo posso recensire. Per quanto riguarda nuove uscite e personaggi nuovi, ho preso Victor da Yuri on Ice. L'anime devo ancora finire di guardarlo, ma mi è piaciuto tantissimo da subito, è proprio un genere che a me piace, mi ha fatto un sacco ridere. Oltretutto sono molto amante del pattinaggio artistico su ghiaccio, mi piace tantissimo, quindi non potevo fare a meno di prendere il bellissimo Victor. Per il momento non ho preso né Yuri né Yurio, semplicemente perché sta dando la precedenza ad altri pezzi e il mio personaggio preferito rimane Victor. Tra parentesi, sto aspettando anche Young Victor, quindi. E niente, cosa c'è da dire su Victor? È meraviglioso, quindi passiamo oltre. Passiamo ai recuperoni e ovviamente non poteva mancare un recuperone di Rick e Morty. Finalmente è arrivato anche Squanchy, che mancava tantissimo nella mia collezione. Per un attimo avevo pensato di averlo perso per sempre perché c'è stato un attimo in cui non lo trovavo, però sono riuscita a recuperarlo e a un prezzo normalissimo, quindi sono molto felice che questo squancioso personaggio, oddio, probabilmente ho detto una cosa inenarrabile, sia comunque arrivato nella mia collezione di Rick e Morty. Continuando con i recuperoni, c'è un recuperone a tema Trono di Spade. Sapete che io amo il Trono di Spade, ma compro pochi pop, semplicemente perché sono tantissimi, molti sono vecchi e non è un tipo di pop per il quale ho voglia di spendere tanti soldi, nel senso che quelli vecchi mi piacciono abbastanza poco, ma sapete che i miei preferiti sono i Targaryen in tutte le loro salse, in tutti i loro componenti, quindi tutto ciò che è draghi o Targaryen io lo prendo. Un po' di tempo fa, se vi ricordate, avevo recuperato Rhaegal, adesso sono riuscita a recuperare Viserion nella sua versione super size, quindi quella grande. Al momento mi manca Drogon, ma ha raggiunto delle cifre abbastanza alte, quindi per quanto riguarda Drogon al momento mi accontento della sua versione con Daenerys, ovvero la sua versione Rise, ma sono felice di aver recuperato Viserion per chiudere almeno il trio in qualche modo dei draghi grandi. Veniamo ai recuperoni di Stranger Things e questa volta sono ben tre. Questi due sono personaggi che proprio mi mancavano all'appello e sono Nancy e Brenner. Avendo praticamente quasi tutti gli altri personaggi, dico quasi perché mi manca ancora almeno un hopper, sono contenta di aver recuperato perlomeno loro due, sono veramente super carini, soprattutto Nancy mi piace veramente tanto e quindi finalmente la mia collezione di Stranger Things si allarga. Altro recuperone molto degno di nota è Dustin nella sua versione regular. Sapete che io Dustin ce l'avevo già e lo potete vedere qui, ma questa è la versione Bumps and Noble, quindi sostanzialmente è sempre Dustin ma vestito diverso. Sono riuscita a recuperare anche il Dustin in versione regular, quindi dei vecchi mocciosi direi che dovrei essere a posto. Altro recuperone a tema anime, questa volta ho recuperato Toka da Tokyo Ghoul, Gaul, io
non mi ricordo, barra non ho capito ancora come si pronuncia correttamente, comunque è arrivata Toca. Questo è un pop che rincorrevo da un po' di tempo, perché avendo preso Ken Kaneki un po' di tempo fa ed essendoci solamente loro due, mi seccava veramente tantissimo averne uno su due, quindi volevo chiudere il set, e devo dire comunque che Toca è veramente bellissima. Per la serie Movies invece ho recuperato il protagonista di The Dark Crystal, ovvero Jen, sì, dovrebbe essere così la pronuncia, l'ho visto solamente una volta il film. Questo è stato uno di quei casi in cui quando sono usciti i pop io non conoscevo assolutamente il film, mi sono informata un attimino, ho scoperto che fa parte di uno di quei generi che io adoro, ci sono sostanzialmente mood anni 80 con alcuni animatroni, alcune barra marionette, insomma ci sono delle persone vestite da cose e da mostri, c'è anche in parte dello stop motion se non mi ricordo male, comunque l'ho comprato subito il film, mi è piaciuto tantissimo e quindi sono usciti molti personaggi di questo film, o meglio altri tre oltre a lui e Kira che ho già, ma ci tenevo a unire e chiudere la coppia e quindi finalmente è arrivato anche lui, non so se prenderò anche gli altri. Altro recuperone, e questo a tema cartoni animati, torniamo a parlare di Cartoon Network perché finalmente sono riuscita a prendere Mojo Jojo, non vedo l'ora di metterlo vicino a Him, lui era il mio preferito in assoluto delle super chicche e devo dire che l'ho aspettato veramente tanto, nel senso che non ho mai avuto l'occasione e alla fine mi sono decisa e me lo sono preso. Ultimo recuperone a tema Sailor Moon, e voi direte: Elisa, ma Sailor Jupiter ce l'hai veramente da tanto tempo? E io vi dico, avete perfettamente ragione, ma se non mi seguite su Instagram non potete sapere che la prima mia Sailor Jupiter è caduta dal tavolino e si è completamente decapitata. Ho perso 10 anni di vita quando è successo, è caduto da un tavolino veramente molto basso e questa si chiama sfiga, tanta sfiga. Quindi ovviamente non mi potevo tenere una Sailor Jupiter poverina decapitata e per fortuna sono riuscita a trovarne al volo una su Amazon che ho preso tipo alla velocità della luce, finalmente è arrivata e il mio cuore è tornato a posto. Per Natale invece da parte dei fratelli di marito mi sono stati regalati due pop, ovvero il nuovo Spider-Man di Spider-Man Homecoming nella sua versione però con la giacca gialla dell'FBI, cosa che mi ha fatto veramente super piacere perché avevo preso solamente Tony Stark e questo con la giacchetta gialla lo contraddistingue da tutti gli altri mille Spider-Man e quindi molto molto bene. Poi mi hanno regalato anche Ernesto da Coco nella sua versione Glows in the Dark. Io devo ancora purtroppo vedere il film, so che a tutti sta piacendo, quindi presumo che sia bello. In ogni caso un pop molto carino, molto interessante e sono veramente curiosa di vedere questo film. Quindi ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti più due regali per il mese di gennaio. Come vedete, questo mese è stato all'insegna quasi completamente dei recuperoni. Sapete che ormai sono la mia specialità e io continuo a domandarmi quando un giorno questi recuperoni finiranno, credo probabilmente mai. In ogni caso, fatemi sapere voi invece cosa avete comprato durante lo scorso mese. Quindi io come sempre vi ringrazio e noi ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!